Tribunale di Brescia ha disposto la scarcerazione di 7 secessionisti fuori Rocchetta Chiavegato e il padovano Lovato. L'inchiesta si sposta a Padova. Intanto il Movimento 5 Stelle ha dichiarato ufficialmente di voler mettere in vendita su eBay il tanco di cartone usato da Beppe Grillo per il suo spettacolo a Padova. Comunali padovane, Bitonci e la coalizione di Lega Nord, Forza Italia e Fratelli d'Italia annunciano misure shock sulla sicurezza. Intanto Maurizio Saia riceve l'appoggio dell'UDC. Nuovo ponte sul Muson dei Sassi, inaugurato oggi a Campo d'Arsego, il collegamento con la nuova strada regionale del Santo. Piazza Eremitani da oggi è pedonale, ultimati i lavori dell'isola vicino ai musei, soddisfatto Ivo Rossi e la nostra Campo dei Fiori. Una bellissima prestazione porta la vittoria ai biancoscudati, ieri in trasferta a Brescia subiscono rigore ma poi la rimonta con 3 gol. Non sarà una Pasqua all'insegna del bel tempo, per i padovani le previsioni annunciano pioggia e nuvole fino a lunedì di Pasquetta. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di TG Padova. Lo avete sentito dai nostri titoli, oggi la scarcerazione di 7 secessionisti lo ha disposto il Tribunale del Riesame di Brescia. Sono 7 su 24 arresti, secondo le fonti legali. I giudici ritengono sia venuta meno la gravità degli indizi per l'associazione finalizzata al terrorismo e il reato più grave ipotizzato sarebbe la costruzione del tanco avvenuta nel padovano. Tra gli scarcerati, Franco Rocchetta, Lucio Chiavegato e anche il padovano Riccardo Lovato. Ci colleghiamo con Anna De Roberto che oggi pomeriggio ha cercato di raggiungere Lovato che è stato scarcerato. Sì, buonasera Valentina, buonasera ai telespettatori, siamo qui all'Arcella, Riccardo Lovato è tornato a casa, ve lo possiamo confermare, abbiamo cercato di seguirlo, ovviamente è stato scarcerato questo pomeriggio, come è stato testimoniato anche dalla sorella, ed è subito tornato a casa nell'abitazione della madre che si trova appunto all'Arcella. Lovato ha preferito non parlare, così come la madre che abbiamo raggiunto telefonicamente ha detto preferisco restare in silenzio almeno in questo momento, ovviamente c'è molta tensione, ricordiamo che sono ancora molti in carcere, tanti altri invece ai domiciliari. Riccardo Lovato ha 44 anni, ex ultra del Padova, era stato tra l'altro reclutato proprio da Faccia e secondo l'accusa aveva mantenuto con lo stesso costanti rapporti telefonici e personali per tutto il mese di febbraio, sempre stato fedele agli indipendentisti ma poi aveva rotto invece con Lucio Chiavegato. Come hai detto bene tu, i giudici del Riesame di Brescia hanno ritenuto competente per la vicenda dei 24 secessionisti l'autorità giudiziaria di Padova, dunque farà ora tutto capo a Padova e secondo fonti legali, queste le motivazioni della scarcerazione, i giudici hanno ritenuto che sia venuta meno la gravità degli indizi per associazione finalizzata al terrorismo e reato più grave ipotizzato la costruzione del tanco, dunque è venuta meno la gravità degli indizi a loro carico, ripeto, Lovato è a casa con la madre, ma in questo momento preferisce non parlare. Da qui è tutto. Grazie a Anna De Roberto e intanto sentiamo le prime dichiarazioni fatte dal presidente del Veneto Luca Zaia dopo aver appreso della scarcerazione dei 7 secessionisti. Direi che si è fatta la volontà del popolo, noi abbiamo detto da subito che dovevano essere liberati. Spero che però tutta questa vicenda si chiuda con altrettanta velocità. E dico anche che resta l'amaro in bocca di un'azione messa in piedi con un dispiegamento di forze e di energie che mi sembra sovradimensionato. Del resto a questi ragazzi, a questi veneti, è stato riservato un trattamento che non si riserva neanche ai peggiori terroristi. E a proposito di tanco, il Movimento 5 Stelle ha dichiarato la vendita su eBay del tanco originale usato da Beppe Grillo nel suo spettacolo a Padova lo scorso 11 aprile. Il tanco corredato da certificato di autenticità potrà essere autografato. Si parte da un prezzo base d'asta di 1,90 euro e il ricavato sarà devoluto al Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese.
E siamo alla cronaca, un'altra rapina a mano armata oggi a Padova. Due uomini con il volto coperto dai caschi e armati di pistola sono entrati nell'ufficio postale di Chiesa Nuova minacciando dipendenti e utenti all'interno. Visto che nelle casse non c'erano soldi, hanno strappato le borse delle due dipendenti e sono scappati in direzione Sarmeola in sella ad uno scooter. Come vedete era chiuso per rapina questo pomeriggio. E a proposito di sicurezza, ne ha parlato oggi il candidato sindaco Massimo Bitonci, che ha annunciato misure shock da parte della sua coalizione. Il tema della sicurezza è la prima uscita che facciamo pubblica, questa coalizione, la vera coalizione centrodestra. Prima uscita pubblica della coalizione che sostiene il candidato sindaco della Lega Nord, Massimo Bitonci. Il tema è il cavallo di battaglia che unisce anche Forza Italia e Fratelli d'Italia, la sicurezza. Puliremo la città dagli accattoni, dagli zingari che girano questa città, dai delinquenti. In collaborazione con le forze dell'ordine combatteremo spaccio, prostituzione. Noi vogliamo che sia ancora così, che non sia il paesello che si sta spopolando perché la gente se ne va, non vive più bene qui. Ho sentito una signora adesso, prima, diceva sto facendo il trasloco perché non mi sento più sicura in questa città. Ho detto signora aspetti un attimo a fare il trasloco perché sta arrivando Bitonci. Proposte shock le ha definite Bitonci, dal punto sicurezza nei quartieri all'incremento delle telecamere. Il primo atto, se verrà eletto sindaco, dice un nuovo regolamento di polizia urbana ed ordinanze ad hoc contro il degrado. È una situazione ormai fuori controllo. Io abito per esempio in una zona abbastanza disagiata, abbastanza per dire poco, che è la zona della stazione. I miei figli escono di casa e ogni volta che devono rientrare io resto col patema d'animo. Mi sembra che non sia una condizione vivibile per una città civile. Bitonci potrebbe tenere per sé la delega alla sicurezza, non ne fa mistero, ma intanto da Fratelli d'Italia arriva la proposta di collaborazione dall'ex assessore regionale alla sicurezza Zanon. La consulenza te la darò gratuitamente. Bene. E la darò a un uomo, e la darò a un uomo di centrodestra. E invece il candidato sindaco di Rifare Padova, Maurizio Saia, oggi riceve l'appoggio ufficiale anche dell'UDC. Ecco, vorremmo anche farvi vedere il simbolo per la città, che è questo. Nuovo centrodestra UDC, Partito Popolare Europeo, entrano nel simbolo di Maurizio Saia, candidato sindaco con la lista Rifare Padova, l'annuncio ufficiale oggi. Fin dall'inizio appoggiato dal nuovo centrodestra con l'endorsement di Barbara Degani, ora arriva anche l'appoggio dei partiti del centro, come l'UDC di Antonio De Poli e i Popolari di Mario Mauro. L'obiettivo è di portare i cittadini padovani a cambiare amministrazione, a cambiare modo di far politica e modo di rapportarsi con la politica. Obiettivo ballottaggio e presto Saia potrebbe svelare anche nuove alleanze. L'incognita è quella di Scelta Civica, che a Padova ha il suo candidato Andrea Colasio, ma pare che a livello regionale ci sia una divisione. Quello che è importante è che attorno a questa candidatura sulle città e a questo progetto Veneto stanno confluendo tante persone che in qualche modo rafforzano il nostro progetto. Ieri i due consiglieri regionali, dico io, anche se oggi uno è parlamentare, di Scelta Civica Veneta, cioè coloro che sono stati eletti a preferenze dai loro concittadini, assieme ad altri amici, hanno scelto di votare questa lista. L'adesione dell'UDC darà valore aggiunto al programma sul sociale, dice Saia, e proprio queste intenzioni hanno portato all'intesa. Condivide il nostro progetto, il nostro programma, in modo particolare sugli aspetti delle fasce deboli della nostra popolazione, quelli che sono senza lavoro, quelle aziende che stanno chiudendo, tutte le politiche che vanno verso la salute, quindi i nostri ospedali, l'attenzione che vogliamo dare al sistema sanitario padovano che per molto tempo è stato abbandonato da questa amministrazione, al sistema sociale. E intanto, a proposito di sindaci, il Premier Renzi ha appena detto che tutte le amministrazioni devono rendere pubblica in internet ogni spesa entro 60 giorni, altrimenti il governo ridurrà i trasferimenti al comune che non rispetta questo obbligo.
E siamo ancora alla cronaca con il traffico della tangenziale di Padova in tilt quest'oggi verso le 3, tra l'uscita 13 e l'uscita 12 direzione Piove di Sacco. Lo vedete, il camion stava prendendo l'uscita 13, si è ribaltato dopo aver perso una ruota di scorta ed è caduto nel fossato. Sono intervenuti i vigili del fuoco che lo hanno raddrizzato, danni al guardrail che è stato divelto. Poco lontano verso l'uscita 12 un altro incidente, un'auto si è schiantata, non ci sono fortunatamente feriti, ma si sono formate lunghe code e disagi alla viabilità. E a proposito di viabilità, ci spostiamo nell'Alta Padovana a Campo d'Arsego, inaugurato il nuovo ponte sul Muson dei Sassi. Questa è la prima macchina che ha solcato il nuovo ponte sul Muson dei Sassi a Campo d'Arsego. Dopo di lei hanno fatto passare un trattore, simbolo della vocazione agricolo produttiva di questo territorio. Una breve inaugurazione per la strada di collegamento tra la vecchia statale del Santo 307 alla metropolitana di superficie di via Piovetta Feltre, e poi la strada è stata aperta al traffico. Prelude all'eliminazione del passaggio a livello nel comune di Campo d'Arsego. Sappiamo che i passaggi a livello sono dei tappi nella viabilità dei nostri comuni, perché questa è un'infrastrutturazione complessiva davvero molto importante, snellisce il traffico, unisce due tratti che prima non erano uniti e toglie un problema dal centro cittadino. Il mondo produttivo, come sapete, a Campo d'Arsego è molto importante, dunque per noi è uno sfogo per togliere il traffico dal centro, ma per dare anche la possibilità di collegare il territorio in maniera più rapida e veloce. 2,5 milioni di euro di lavori e un ritardo causato però dal fallimento della prima azienda che aveva vinto l'appalto. L'opera è stata salutata oggi da tantissimi cittadini. 200.000 euro dalla provincia più i lavori, 500.000 dal comune di Campo d'Arsego e poi l'intervento economico-finanziario della regione. Noi abbiamo, come voi ben sapete, una viabilità assolutamente congestionata. L'abbiamo visto anche noi con il piano provinciale della viabilità, e serve spostare anche sia, come dire, il cittadino che le merci su rotaie piuttosto che sulla strada. Un'altra viabilità, quella cittadina, quella pedonale. A Padova oggi piazza Eremitani diventa effettivamente a tutti gli effetti zona off limits per le auto. Questa, i colori alle mie spalle probabilmente fanno assomigliare molto a Campo dei Fiori, insomma sembra un angolo di un'altra città. L'ultimo paracarro è stato posizionato questa mattina e da oggi le macchine sono definitivamente bandite. Piazza Eremitani è diventata pedonale. Dalla Cappella degli Scrovegni al Centro Culturale San Gaetano fino al cuore delle piazze, Eremitani vuole essere così la porta d'accesso al cuore della città, vissuta però già oggi dai padovani tra uno spritz e una passeggiata al sole. Uno quando è qui è già nel centro, quindi qui in questa piazza vorremmo portare anche eventi, magari qualche mercatino, manifestazioni come è già successo domenica scorsa, si parlava con gli artigiani, magari un appuntamento per portare l'artigianato nostro. Già il fatto che escono i primi tavolini vuol dire che c'è una domanda, la gente chiede di viverla e la piazza Eremitani in senso stretto diventerà nelle prossime settimane anche un luogo di esposizione permanente dei più grandi scultori contemporanei, cioè insomma una sorta di promenade che ti porta all'interno del museo. E il museo, potremmo dirlo, diventerà la città. L'ultimo tassello della riqualificazione sarà l'auditorium della musica. A Palazzo Foscarini si potrà ricavare una sala da un migliaio di posti che saranno sommati ai 500 del vicino Pollini. E poi immaginate qui un altro punto bar con ombrelloni e tavolini. Ed ora lo sport con la bella vittoria ieri sera in trasferta a Brescia del Padova. 3 gol e una partita al massimo, visto che siamo quasi a Pasqua, è proprio il caso di dire che anche il Padova ieri è risorto. Tutto poteva finire con quel calcio di rigore assegnato al primo minuto al Brescia e realizzato da Caracciolo. Invece gli uomini di Mister Serena hanno tirato fuori gli attributi e hanno dominato la gara. Il primo in rete è Federico Melchiorri, uomo partita, lancio calibratissimo di Jelenic per l'attaccante che stoppa di petto e infila la palla all'incrocio dei pali. Poi è lo stesso Jelenic a segnare il vantaggio, primo gol della stagione per lui. Poi arriva il momento di Cristian Pasquato, prima un palo che fa tremare i tifosi biancoscudati arrivati a Brescia e infine la terza rete che sancisce la vittoria. Penso che sia stata
un'altra ottima partita. Non era semplice, anche perché dopo un minuto abbiamo subito quel calcio di rigore, ci poteva da subito demoralizzare, tagliare gambe, invece io ho visto una grande squadra. Unica nota dolente, l'infortunio di Manuel Iori, che ieri durante la gara ha riportato la frattura di due costole. Che tempo farà a Pasqua? Purtroppo arrivano le nuvole e la pioggia. Padova e sul Padovano prevediamo per domani sabato una nuvolosità a tratti intensa con qualche breve precipitazione sia durante le primissime ore del mattino che in serata. Per domenica invece dovremmo avere una nuvolosità sì che sarà a tratti intensa, a tratti però lascerà qualche spiraglio anche di sereno, di sole. Poi in serata però purtroppo anche domenica avremo, o almeno tardo pomeriggio, possibilità di qualche precipitazione. La giornata peggiore forse è lunedì di Pasquetta con una nuvolosità intensa che si alternerà a precipitazioni che localmente potranno essere anche a carattere temporalesco. Con questa situazione i venti sono deboli, direzione variabile, le temperature tendono a diminuire, valori massimi intorno ai 17-18 gradi, valori minimi 10-12 gradi. Per lunedì un ulteriore calo. In chiusura vi ricordo, come sempre, a partire dalle 21.05 l'appuntamento con Focus. TG Padova termina qui, grazie per averci seguito, buona serata.